got a hangover. Whoa, I've been drinking too much for sure. I got a hangover. Whoa, I got an empty cup. Pour me some more so I can go until I blow up. Show TV. Ciao ragazzi, benvenuti a questa nuova puntata di Bike Show. Siamo in una splendida location perché siamo a Como, siamo qui a Villa Olmo. Fisio, ciao Fisio. Ciao Danilo, buongiorno a tutti. Dalla trattoria alla mountain bike al gravel, passiamo a bici da corsa. Oggi in questa bellissima location qua sul tuo territorio, sei di casa qua. Dai, non ci facciamo mancare niente, settimana scorsa in territori tuoi, nel Lodigiano e nel Cremasco, oggi andiamo nei miei territori. Comasco offre comunque tra lago, paesaggi, trattorie, c'è un bel da fare anche qui. Oggi una giornata bellissima di sole in questa location veramente splendida qui. Como è località degli arrivi storici della Lombardia, tappa il Giro d'Italia, quindi un luogo dove il ciclismo veramente lo vivono con grande passione. E noi oggi avremo qui un ospite speciale, veramente un grande. Sì, infatti proprio qua a pochi passi arriva il mitico Giro di Lombardia, come dimenticarsi, con il Civiglio lì dietro il San Fermo da questa parte, quindi sicuramente territorio di ciclisti e tanti campioni, e a breve arriverà il grande ospite che aspetterei a svelare chi è. Dopo vedrete chi abbiamo ospite oggi. Oggi parleremo della stagione del ciclismo su strada, dall'inizio stagione fino ad oggi. Ormai manca poco anche al Giro d'Italia, quindi si conclude proprio oggi le classiche del nord con la Liegi-Bastogne-Liegi, quindi una classica molto bella e importante. E questo nostro ospite oggi è uno dei protagonisti comunque del grande ciclismo, quello vero. Sì, dai, incominciamo a far capire un po' chi è, però sì, è un grande protagonista del nord e speriamo non solo quest'anno, insomma, ecco. Bene, protagonista, vincitore, quest'anno ha già vinto delle bellissime gare, quindi ci racconterà lui, però seguiteci perché così vedete chi è il nostro ospite e poi questa splendida location di Como, del lago di Como. Siamo il nostro ospite, Fisio. Aspettiamo, siamo curiosi, siete curiosi di sapere chi è. E guardate che paesaggio alle nostre spalle. Oggi giornata veramente stupenda, per andare in bici. Per andare in bici, per andare in moto, per andare a passeggiare, diciamo che qua non ci manca niente. E sta arrivando il nostro ospite, Fisio.
Sì, anzi, mi sembra anche uno vero. Uno molto vero. Mi sa che è lui. Buongiorno, benvenuto, pensavo accomodare il nostro ospite studio. Te l'ho detto che era uno vero. Ragazzi, sto bene qua. Ciao Davide. Ciao a voi. Siamo qui, allora, intanto più di un terzo della stagione, dai, è iniziata, come stai? No, diciamo che è iniziato in ottima forma, poi la forma è andata un po' scemando, però la gamba c'è sempre stata. Adesso siamo in un periodo di riposo e piano piano ci rianneremo per i prossimi appuntamenti. Allora, hai fatto un inizio di stagione veramente forte, sei partito con le vittorie, hai ottenuto subito dei bei successi e è stata una grande soddisfazione, Davide. Certo, non me l'aspettavo, iniziare subito così, ovviamente la squadra ci ha creduto, l'allenatore anche, poi quando arrivano i risultati ti convinci sempre di più anche a livello mentalmente, quindi poi è arrivata la grande vittoria all'Omloop e da un po' che sognavo una gara del genere e non fermiamoci qua. Le classiche, questo qua è stato il periodo, oggi si conclude proprio oggi con la Liegi Baston Liegi, le classiche, e tu sei partito forte con diciamo la prima neoclassica che è le Strade Bianche, dove hai lavorato per il campione del mondo, il tuo compagno di squadra Alain Philippe, hai lavorato, hai dato la bici, hai chiuso poi 17ª posizione, giusto? No, lì c'è stato un errore, lì c'è stato un errore nell'arrivo. Comunque sì, ho lavorato per lui, ho ricontraccambiato il piacere che mi ha fatto l'Omlo, perché ovviamente se avete visto la gara è stato immenso il suo lavoro, immenso il lavoro della squadra, e quindi quando hai un team, un campione del mondo che lavora così per te, veramente trovi le energie che non sai di avere. Tra l'altro Alain Philippe abbiamo visto mercoledì alla Freccia Vallone, una cosa anche oggi. Oggi è pronto, e oggi ci sono, ci sono dei bei muri anche lì, soprattutto ai 50-60 km cominciano, una zona che poi conosco perché noi lì facciamo la Coppa del Mondo in mountain bike, o Falize, che è proprio nel finale, però la vittoria, tra l'altro è una gara, credo che su 5 edizioni che lui ha fatto, 3 primi e 2 secondi se non sbaglio. Probabile, sì. Quindi è sempre un'esperienza che insegna tanto un campione del mondo, come dicevi te, che si mette anche a disposizione dei compagni di squadra. Certo, Giuliano è un punto di riferenza per noi, per tutta la squadra, penso sia l'ago della bilancia per la nostra squadra anche, quindi tutti seguiamo lui, almeno io lo seguo, ho imparato molto da lui e continuo sempre a imparare. Isio, siamo partiti da questo inverno qui a pochi chilometri proprio con la mountain bike. E poi eravamo là, noi eravamo a casa a saltare sul divano, davvero, diciamo, perché sì, ne parlavamo infatti appunto nei boschi st'inverno, no? Ci aspettavamo una grande stagione e pronti via, ha fatto 1, 2, 3, che insomma non capita spesso, ma io gli faccio i complimenti anche qui, anche se gliel'ho già fatti più volte personalmente. E come diceva lui prima, penso che non capita spesso di avere un campione del mondo che lavora per te e poi vincere una gara di quel livello, quindi non oso pensare alle emozioni che lui aveva provato, e sicuramente vedere un campione del mondo che tira per te ti dà forse quel pizzico in più per non deludere poi i tuoi compagni di squadra, e quindi continua così. Grazie. Davide, alla Sanremo hai lavorato anche per la squadra, sempre per il tuo compagno di squadra, per il campione del mondo. Non eri al 100%, giusto? Alla Sanremo purtroppo ho avuto una nottata difficile la notte prima, quindi non sapevo a cosa andavo incontro e non sapevo qual era la mia condizione fisica. All'inizio sembrava quasi di star bene, però dopo con i chilometri si sono fatte sentire le ore di sonno che sono mancate durante la notte, quindi mi sono messo a disposizione dei compagni. Anche perché a Sanremo tante volte all'inizio si dice sempre la classica più facile, che poi è la più difficile, perché 300 km dai 250 ai 300 cambia tutto, cambia, e soprattutto è
è una gara che logora anche proprio in corsa, i corridori. Sì, è impressionante come la gara è 300 km, però la gara si decide sempre negli ultimi 10 km. E poi la selezione prima viene naturalmente, perché il gruppo fa le sue andature sulle salite, chi si stacca, chi non rientra, magari qualche caduta. Molto stress in gruppo, perché è veramente tanto stress in gruppo. Però la Sanremo è una favola, è una grandissima classica che abbiamo qui in Italia e veramente siamo contenti di averla. E il colpaccio a Fiandre, del compagno di Fiandre, è stato veramente un grandissimo colpaccio di Casper. Io lo dico sempre, lo dirò sempre, lui quando ha queste giornate nessuno può batterlo. E purtroppo c'è stata una caduta, sono rimasto coinvolto nella caduta, io, anche lui e Team De Klerk. E a quel punto ho avuto un po' di problemi alla caviglia, ma quando ho visto Casper con me ho detto va bene, do gli ultimi sforzi per portare dentro lui, e siamo riusciti a rientrare ai piedi della seconda volta del Quaremont. Lui è riuscito ad andare davanti, io sono rimasto là anche perché la caviglia non mi dava segni buoni, ho deciso di fermarmi e poi lui ha messo la ciliegina sulla torta. Fatto grande al Tour de Bressagnon, la prima tappa l'ha vinto di potenza, la seconda è stato fortunato che Alaphilippe è caduto, ha portato con sé Vlasov, è caduto, ha trascinato Alaphilippe, ha vinto sugli 800 metri in un grande duello con Cicconi, l'ho visto in televisione, poi... Però scusa, ma tifoso di Sagan, ma è la maglia sbagliata. No, ma è sempre questa. Ah, okay. Sei tifoso di Vinokuro. Vinokuro, perché ha vinto Londra. Sì, questa è Vinokuro. Concorrenza, va. E poi alla quarta, l'ultima ha perso al tedesco Bauhaus, ha vinto Lolo, che era una corsa importante in Belgio, alla Tirreno Adriatico. È nuovo Brambilla lui. Cazzo, è stato battuto due volte da Merlier, è arrivato un terzo posto buono. E adesso speriamo no, la fa la Liegi oggi, non la fa lui la Liegi? No, non la fa, è a casa. E, ma secondo me un campionato sui campionati italiani può arrivare a vincerli in futuro. E anche una classica. Quest'anno, e speriamo. E quest'anno il campionato italiano dov'è? A Imola, sul campionato del mondiale. Sul percorso del mondiale. E quindi è un percorso adatto a lui, potrebbe farcela. Può vincere tuo fratello? Vediamo. L'anno scorso un po' dura, però. Ha sbagliato l'anno scorso. Un po', magari può. L'anno scorso ha sbagliato che ha esultato troppo presto. Se non esultava avrebbe vinto il campionato italiano. Beh, non me lo dire, lo lascio l'arrivo. E poi Cassani. Io ho chiamato del tirla. Anch'io avevo scommesso tutto Cassani su di lui. Cassani ha avuto l'ordine, Cassani. Ha dato l'ordine al campionato europeo di fare la volata per Nizzolo. Lì ha dovuto ubbidire gli ordini, ma comunque è arrivato sesto Ballerini in Francia, che quando ha vinto Nizzolo. Non va piano allora. Dai. No, speriamo. Fai sempre il tifo per Ballerini. Il Giro d'Italia lo fa. No, mi sa che fa il tour. Ah, fa il tour, L'ultima cosa, tra il duello tra giovani leoni del tour, quelli di Ineos, Tao Geoghegan, Bernal, Pidco e Pogacar, chi vince tra questi quattro giovani? Si sta bene più Bernal. Bernal, dici? Si sta bene, ma il favorito? Bisogna vedere se ha recuperato bene. Il favorito è Roglic comunque, vero? Al tour? Al tour Roglic. Io vedo ancora Pogacar. Ancora Pogacar, dici che batterà Tao Geoghegan? Bernal e Pidco, c'è il tour? Secondo me sì, perché l'anno scorso Roglic non l'ha mai staccato, anzi ha perso le tappe e l'unica volta che ha perso un minuto e mezzo Poggio che è quando mi sembra bucato, che c'era un po' di vento, ventaglio. Ma hai visto Brespol che Tao Geoghegan lo prepara solo per il tour? Geoghegan è stata una sorpresa, va bene, ma secondo me con gli altri, con tutti quelli a pieno regime, credo che fosse dai 5, 6, 6. Quindi Tao Geoghegan non lo vincerà il tour, non lo vince il tour. No. Lo vince ancora o Pogacar o Roglic secondo voi? Bernal. Bernal vuole fare Brailsford, sperare che faccia come ha fatto Pantani, doppietta giro duro. Però sarà un tour uno dei più belli della storia, perché il duello tra giovani leoni in montagna esaltante. Perché così partiamo poi. Tra Geoghegan. Davide, parlavamo dopo questo siparietto, molto fisio. Vai, infatti mi raccomando, saluto di tuo fratello e sperando che vinca il campionato italiano. Speriamo.
fa il salto di qualità, e Davide, che ecco, è importante. È importante, però ha detto che una classica la vincerai, vedi? Quindi importante questo. Bene, parlando, torniamo a parlare seriamente di classiche. Abbiamo visto tre classiche: Sanremo, Fiandre e l'Amstel Gold Race, che il super favorito dell'arrivo, dello sprint, per dire a 2, a 3, così per vera, ha perso, cioè è uscito a sorpresa. È un po' il cambiamento anche dei giovani nuovi, i campioni nuovi che sono arrivati. Pidcock, che abbiamo visto veramente il grande protagonista, è cambiato un pochino, a volte le gare sono cambiate, sono diventate più dure, ecco, e può cambiare l'esito finale poi della gara. Ma senz'altro io sono contento di questa cosa, perché magari la maggior parte della gente, quando si parte su certe classiche, ovviamente gli strafavoriti sono 3 o 4 nomi, tra cui Van Aert, Van Der Poel, Alaphilippe, e non si esce mai da questa cerchia, però è stato dimostrato che ci sono anche altri che possono batterlo, sono battibili, ovviamente dopo 250 km le energie cambiano, incominciano a essere uguali per tutti, e lì serve molto la testa, serve molto il dispendio di energie che non si è fatto prima durante la gara. Quindi abbiamo visto come Van Aert ha vinto di 1 millimetro, come Van Der Poel ha perso in volata, cosa che penso che nessuno se lo aspettasse. È un ciclismo comunque che sta quest'anno veramente proprio sta entusiasmando i tifosi, perché vedere questo tipo di ciclismo così, senza paura di attaccare, attacchi da lontano, a me sembra un pochino il ciclismo degli anni 90, quando ero passato io, dove comunque c'erano attacchi da lontano, diciamo. Era un po' diverso a volte, però all'estero era come lo vediamo oggi all'estero. Quindi è un ciclismo che piace ai tifosi. Ma senz'altro sì, piace anche di più a me. Di solito quando sono a casa guardo anche io le gare e vedo Van Der Poel che attacca 80 km alla fine e dico, come è possibile, è già cominciata la gara. Ovviamente lui, soprattutto lui, è uno di quelli che non ci fa tanto caso alle energie, si vede che ne ha da vendere, attacca quando vuole, però ultimamente ho fatto caso che incomincia a risentirne anche lui, e secondo me sta incominciando a tenere un po' di più la mano rispetto a prima. Qual è la classica che vorresti vincere, Davide? Adesso Roubaix. La Roubaix. Cavolo, sì. Quindi ottobre? Ottobre, appuntamento ottobre, mondiale Roubaix. E qui che siamo a Como, territorio del Lombardia, è una gara troppo dura per le tue caratteristiche o...? Sì, ovviamente è troppo dura, c'è poco da fare, già facendo il ghisallo e basta, forse è dura lo stesso, ma... Il finale che è... Sì, di sicuro è un sogno mio, perché ovviamente è fuori casa, però non si realizzerà mai finché non cambierà il percorso, quindi... Poi di salite qua, a quanto pare ce ne sono anche tante, quindi... Dobbiamo proporre un Lombardia un po' diverso tra un po' di anni, con un finale del Sanfermo e un arrivo magari a ranghi ristretti dove il ballero può dire la sua. Lo mettiamo un pochino più... Parleremo un po' con gli organizzatori del Giro di Lombardia. E andremo a vedere il finale della Lombardia dopo Sanfermo, perché ci qui... toccherà far fatica oggi. Ma Davide, adesso, tutte le volte il fisio mi dice toccherà far fatica, e c'ha la bici elettrica, c'ha le bike, cioè, lui mette sempre le mani avanti, mette sempre le mani avanti, lui si diverte. Ragazzi, io ho la bici senza motorino, anche lui il motorino ce l'ha nelle gambe, perché ce l'ha nel... Ti ricordi l'ultima volta sull'abbazia fuori strada, noi fuori motore e lui dietro, quindi oggi voglio riprovare a sfidarlo con le bike sul Sanfermo. Quindi adesso andiamo a farci un giro intanto lungo, verso il centro di Como, lungo lago. E ragazzi, l'abbiamo allenato in mountain bike, l'abbiamo fatto fare la gamba questo inverno. Ecco, poi dovremo rivedere anche Gasparotto. Come sta Gasparotto, Enrico? Sta bene? Va bene, dai, sì. Fortunatamente non si è fatto nulla di grave. Quindi vai, Enrico, ti aspettiamo in puntata. Ci porteremo a mangiare, Enrico, non più a fare le discese. Ecco, poi ultimamente facciamo le puntate anche in trattoria. Ah, bene. Molto bene. Più avanti, Davide, ti aspettiamo. Magari dopo il tour, sì, va bene? Dopo il mondiale, quest'inverno col caminetto facciamo fare una bella mangiatina fatta bene. Bene, andiamo a fare il giretto, andiamo. Andiamo.
accendi il motorino. Ah, che scombo. Era già acceso. Ah, si scherza. Se accende il motorino scomba. Metto il turbo. Siamo arrivati su un pontile di Como veramente molto bello. Qui non è un percorso di allenamento di bici, però noi stiamo un po' visitando Como, Lungolago, questa zona dove comunque tu ci passi sempre, spesso, e anche a fine allenamento, prima di andare a casa, è lo stop qua. Ah, ogni tanto, sai, quando si arriva con poche energie, si fa tanto, magari un gelatino in centro a Como ci sta sempre. Sembra che arrivano le moto della polizia come a Giro di Lombardia, sta arrivando il finale. Senza organizzare, guarda, è venuto a pennello. Tra l'altro io ero presente quando ha vinto un ex della tua squadra, Gilbert, quindi un altro grande del ciclismo mondiale. E ho sentito che Gilbert per la Roubaix si vuole preparare anche lui, e lui è l'ultimo vincitore. Ma senz'altro lui è un grande campione, rimarrà un grandissimo campione. Mi ricordo anch'io quando ho vinto qui a Como, ero con mio padre in Vespa, diluviava, veramente diluviava. Con Michele Scarponi è arrivato. Sì, è stata una delle gare più belle che ho visto da quando ero piccolo. Tra l'altro ha staccato proprio nel pezzo finale Michele Scarponi, che ricordiamo perché proprio in questi giorni
è il giorno della tragedia, purtroppo, che è scomparso, quindi è sempre nel nostro cuore, ricordiamo Michele, che è un grande che manca sicuramente, che sono quei personaggi che poi in gruppo danno tanto, perché si sente la mancanza, ma noi sappiamo che lassù ci guarda tutti quanti e abbiamo una mano sulla nostra spalla. Tuo programma, Giro d'Italia no? Giusto? Giro d'Italia no, adesso rientrerò ad Algarve, poi andremo in altura 2 settimane, 20 giorni sul Teide, poi dopo per la preparazione al tour. Tour, sì. Tour, primo anno del tour, sono veramente contento di farlo perché ho fatto 2 anni il giro e il tour non l'ho mai fatto, mi hanno sempre parlato bene del tour e quindi è sempre bello, dicono che è una delle gare più spettacolari che ci sia al mondo. A me hanno sempre detto che si fa una gran fatica al tour, quindi Ballero cerca di menar da subito. Ti piace il caldo? Sì, la roba. No, però nel senso ci basta mentalizzarsi, di sicuro non sarà facile, ma penso che ci sarà una giornata di pioggia in tutto il tour, no? Da uomo del classico, vedete, vuole la pioggia a luglio, però capita, poi ci sono le montagne, ci sono i Pirenei, le Alpi, quindi giornate difficili ci possono essere e soprattutto giornate... Allora io qua ti faccio una domanda, mi è venuta in mente una cosa, perché in una diretta, quando abbiamo fatto la diretta, quest'inverno c'era Cipollini, e Cipollini ha detto chiamami che ti do qualche dritta, poi l'hai chiamato, l'hai sentito? Non l'ho ancora sentito, ti dico la verità, perché ovviamente da inizio gennaio, ti dico la verità, sono stato a casa in un totale di 4 giorni, prima del Fiandre sono stato a casa un totale di 4 giorni, quindi sempre in giro, siamo sempre con la squadra, è bellissimo stare con la squadra, però ogni tanto è bello anche stare a casa, rilassarsi, difatti dopo il Fiandre mi sono preso una settimana di puro relax e mi sono rigenerato. Quindi comunque Tour de France, esperienza, poi del Tour, quindi metterai l'obiettivo fino a fine stagione o tra il Tour e la Roubaix c'è? Ma no, di sicuro dopo il Tour tireremo dritto fino a fine stagione e ovviamente con il mondiale, il cerchiolino sul mondiale la Roubaix, questo ovviamente. E perché no, magari anche in europeo, dipende sempre la condizione com'è, se la condizione c'è tutte le gare sono buone. E Davide, la tua squadra De Koenig conferma ogni anno di essere una squadra vincente, di avere la mentalità della squadra che è anche forte, proprio partendo dalla dirigenza, tutto l'ambiente. Ma è il gruppo che fa la differenza, il gruppo tra lo staff, il gruppo tra i corridori, tra i dirigenti, è veramente... Io sono stato via tutti questi giorni, come ho detto prima, ma è come se fossi stato a casa. Avevo tutto, quando avevo bisogno di qualcosa loro la procuravano e quindi avevamo veramente il 110%. Fisio, visto il programma che ha, mi raccomando. Sicuramente è un programma molto fitto e parlava prima di europeo, io mi sono un po' informato e l'europeo pare sia adatto anche alle sue caratteristiche, quindi sicuramente uscire in grande forma dal Tour de France potrebbe dargli poi quello spunto vincente anche nel campionato europeo. Tanto tu hai vinto il campionato d'Europa, cos'è, giusto? Giochi europei, quindi... Sì. Adesso facciamo. Con l'Europa ormai a feeling. Feeling. L'italiano invece? L'italiano è duro, come ho detto prima mio fratello dovrebbe magari... No, a parte gli scherzi, l'italiano abbiamo visto al mondiale, è uscita una gara durissima, però vabbè, ovviamente al mondiale ci sono tutti i grandi campioni, di sicuro non verrà una gara facile, magari arriverà un gruppettino ristretto in volata, ma per far sì che io arrivi davanti devo veramente volare sulle salite. Allora, siccome sarà il percorso del mondiale, giusto, di Imola? Sì. Percorso, Alan Filippi gli chiedi qualche dritta? Il problema di dritta non c'è tanto, perché se non hai le gambe, le dritte tanto possono funzionare come tu vuoi, ma... Gli dirà, quando manca 200 metri l'ultimo strappo, parti secco e staccali tutti, no? 53 e parti, sì, ciao. Allora, il mio primo campionato italiano da professionista, Imola, e aveva vinto Gavazzi davanti a Saroni. E si faceva
lo strappo che si farà anche nel vostro italiano. Sicuramente strappo. Lo strappo lo danno i corridori, lo danno poi. Andiamo a vedere Sanfermo? Dai, direi che ora andiamo a vedere Sanfermo. Allora, andiamo a vedere il finale del Giro di Lombardia, il Sanfermo, il famoso Sanfermo. Là c'è l'arrivo invece del Lombardia. Siamo proprio in linea d'aria precisi con l'arrivo del Lombardia. Quello. Ragazzi, muscolare contro e-bike, e io mi sono fermato, non ho voluto infliggere questa sfida, ma quanto va Baller, oh. Ragazzi, questa è la salita storica, praticamente Sanfermo del Giro di Lombardia, guardate che bello, e quei due pazzi, uno con l'elettrica, l'altro col motore interno, che vanno come i treni. Era quasi da piedino la curva qua. Hai messo il turbo te? Sì, la ginocchiera. Ragazzi, lui è matto. Allora. Oh, ma non andava il motore. Allora, la differenza tra un amatore, ormai due amatori, ormai, è un professionista. Ragazzi, lui il motore, tutti i watt ce li ha. Polmoni, cuore, gambe. E vedete che lui non ha fiatone. Fisio con l'elettrica al fiatone, ragazzi, poi dicono che l'elettrica non fa fatica, guardate com'è fisio, ci dico che tu sei di bruciato, cioè. Ragazzi, fatto fare di quei fuorigi non solo a me ma anche a lei poverina, perché a 25 come sapete è un motore stanco, mi ha fatto il rodaggio e più volte mi ha murato, infatti mi ha staccato. deve fare il rodaggio, mi sa che non gli ha ancora fatto il rodaggio, basta. A quanto andate su? Ah, non lo so, perché era sempre senza motore, quindi oltre i 25. So solo che la curva qua era da piedino.
allora, solo che... questa è la prima parte, il primo chilometro, diciamo, del San Fermo. Proprio vederlo dal vivo è più bello che vederlo quasi in televisione, perché ci si rende conto anche, Davide. Sì, qua non sembra... Allora, il 95% della gara è già andata. Qui si decide alla fine, ma dipende. Certe volte è passata gente già da sola qui e era finita. Ad esempio, l'anno scorso Fuglsang è partito sul pezzettino dopo. Non l'ho più visto. Alla fine arrivano tutti sfalsati, 2-3 alla volta, 5. Nibali anche aveva vinto facendolo da solo, giusto? Sì. Che aveva staccato Nibali, tutto in sì. discesa. Nibali aveva anticipato in discesa. Che aveva fatto quella discesa da pazzi, che ricordiamo che ha infilato la moto dell'organizzazione. A scendere dal Civiglio. Sì, Civiglio, quindi... Diciamo che questa qua, allora, è un po' come il finale della Sanremo, come dice, il Poggio, se lo fai normalmente non fa differenza. Questo qua è il più duro del Poggio, perché fatto per noi vedrai che sarà duro, però su un finale così duro qua fa grandi differenze, credo. La seconda vittoria della stagione, che hai battuto Ciccone, giusto? Quando hai battuto Ciccone l'arrivo era impegnativo, perché basta vedere Ciccone secondo e tutti gli altri, lì hai ti sei tolto una grande soddisfazione. Sì, sì, lì sì, l'arrivo era duro, però fin dal giorno prima mi hanno detto in squadra che poteva essere un arrivo per me, poi il tempo si è messo dalla mia parte. È venuto un diluvio impressionante gli ultimi 30 chilometri. Purtroppo alla Filippa è caduto nell'ultimo chilometro, se non sbaglio, l'ultimo chilometro. Sì. Sono rimasto da solo, ho anticipato, ho preso la volata lunga, è stata una volata infinita. Penso che l'ho fatta a 50 pedalate, però sono riuscito a tagliare il traguardo. Ti ha detto qualcosa, Cicco? No, mi ha fatto i complimenti e basta. C'è molta, diciamolo, perché... Quando vediamo gli arrivi, anche l'altro giorno ad esempio abbiamo visto Alaphilippe saltare proprio gli ultimi metri, Roglic alla freccia ballone, c'è però molto rispetto e riconoscimento di chi vince con merito. Sì, no, questa è la cosa stupenda del ciclismo, che ci si rispetta l'uno con l'altro e siamo amici fuori dalla bici, quando siamo in bici durante la gara siamo nemici, ma subito dopo la linea del traguardo ritorniamo come prima. Bene, Isio. Hai recuperato? Sì, sì, sono quasi pronto per l'altra metà abbondante di salita. Poi mi dice che in cima mangiamo il gelato, quindi sono motivato. Aspetta, Battista, aspetta un secondo. Sì, possiamo ripartire, dai, si è raffreddato il motore, andiamo. Dai Ciccia, sorreggimi. Io racconto San Fermo, e voi se volete scattare, scattate, che io vi guardo. Io vi faccio fare un po' di lavori dietro moto. Ma vieni qui a fare le ripetute? Ma ogni tanto sì, dipende se devo farle soprattutto fino all'allenamento, sì. Ma non lo fai col 53 potenziamento? Dipende cosa bisogna fare, vedi. Se gli scatti prima o saliva col 53. Però c'ho 54, dite la verità. Neanche 53, 54 ragazzi. Non basta allora, più 53 adesso. Quindi volata 54 nelle volate? 54, dietro? 12, 11, 12. Dipende un po' come sono le volate. Ragazzi. E con queste bici di oggi lo spingono ragazzi. Andiamo avanti San Fermo. Andiamo, farò un po' di fatica ancora. Si tagliano le cose. No, io prendo l'arga per non perdere velocità.
non ci posso credere! Il fratello di Ballerini! E mi portano oggi cuore, infatti. Avevi passo 10? 10. Nei primi 5. Salutami tuo fratello! Salutamelo! Sono suo tifoso! Com'è? Sono in metà gas io, eh. Dura la salita, eh? Eh? Cosa? Ti fa la discesa? No, no, non ho occhiali. Capito. Puoi salire? O puoi scendere? Cazzo. Prima voleva salire, io salirei. Te ballero? Ma io scenderei anche. Io ho bisogno di massaggi. Anch'io stasera. Cosa consigli? Stretching, depilarti prima. Ma è l'elastico che stringe o è la gamba che... che esplode. Danilo è pieno di acido lattico. Faccio il fornitore, riempio il frigo. Ragazzi, fatica. Comunque questo, quanto manca alla fine della cima del San Fermo qua? Da qua mancherà 900 metri, un chilometro. Qui è dove hanno scollinato i vincitori solitamente. Del Lombardia, proprio. Infatti ci sono un po' di buchi, guardate in terra. Questo non è il tempo, non è, questi sono i corridori che hanno fatto i solchi. Uno l'ha fatto lui prima. 36 all'ora? 36/37 all'ora saliva. Non ragazzi, faccio fatica in pianura a quella velocità adesso. In discesa. E si soffre lì. Per capire come vanno i corridori, i sacrifici, le fatiche, dovete andare in bicicletta, perché se andate in bici capite come vanno i lavori, i sacrifici e perché arrivano al professionismo, perché arrivano a quel livello a fare determinate gare, gare di 300 km, quindi 7 ore in bicicletta, medie di 45 all'ora anche così, e quindi questo è perché fanno fatica, sacrifici, e da quando siete ragazzini, Davide? Sì, tutti i giorni siamo in bicicletta per un motivo, per allenarci sempre di più, ovviamente è il nostro lavoro, cerchiamo sempre di fare al 110%, non è facile perché il fisico, non siamo dei robot, siamo degli umani anche noi, e quindi ogni tanto capita il giorno nel quale la gamba non va, il giorno magari che non stai bene, ma questo è il ciclismo, questo è bello del ciclismo. Fatica, sacrifici. E però tanta passione anche, Davide, perché... tanta passione e tanta testa, sì, perché sennò non si sale in bici. E poi gli obiettivi, certo, sì. Il sogno, questo è molto importante, diciamo che bisogna sempre sognare per raggiungere degli obiettivi, bisogna avere il sogno ben chiaro in testa, sì. Bisogna avere sogno, bisogna avere obiettivi, bisogna saper programmare tutti gli allenamenti, tutte le gare, i vari massaggi, non sembra, ma tutto adesso fa la differenza, è importante. Le piccole cose fanno differenza. Io ho un'idea, perché non so se l'avete vista bene Villa Olmo a Como, ma io non tanto, ho visto un barettino, sì? Sì. Guarda, andiamo a Villa Olmo perché questi paesaggi, poi lungo lago che mi si adatta di più, anche perché 11:40 è anche ora di magari di mangiare, ci verranno chiare qualcosina, però va se bene, volete andiamo. Vai. Vi seguo. Pronto? Allì, forza, allì.
No, quando si corre in bici è importante l'alimentazione, Davide, giusto? Sì, di sicuro se si sbaglia l'alimentazione durante una gara di 250 km la si paga a caro prezzo. Quindi bisogna seguire delle diete proprio alimentari, mangiare molto in bianco? Ma durante la preparazione sì, bisogna stare un po' attenti su quelle cose, ma soprattutto durante la gara bisogna sempre mangiare ogni 45 minuti, 30 minuti, perché come ho detto prima, se si salta uno step si paga dopo. Ma scusate, ma nelle cose in bianco queste qua sono ammesse? Perché io mi sono permesso di fare lo spuntino, ma non so se come alimentazione va bene. Ragazzi, io volevo dire, facciamo i sacrifici anche in allenamento, anche sì. Cipano, però ogni tanto un piccolo strappettino alla regola, quando si può si fa. Sì, sembra ma salva la testa. Bisogna, per proprio un lato mentale, per essere sereni, essere liberi proprio. Sì, sì, sì. Bene, quindi adesso noi facciamo lo strappo, perché fisio, dobbiamo essere liberi. Io lo sto docchiando, poi aspetta, quando mi dai il via io parto. Vabbè, quando chiudi, Battista, quando chiudi noi... Poi... Io quella con le mele, Va bene, va, te la lascio. Tu cosa vuoi? Quella con le mele? No. Allora, quella con le mele è mia. Bisogna fare le cose, bisogna fare fatte bene. Corridore, mangia. Suo bianco con lampone. No, l'importante è che queste cose qua non vedono a casa, sai, perché... Amen. Per fortuna è un fuori onda, quindi vabbè, possiamo farlo. Sì, perché poi sono fermo, io devo recuperare, ragazzi. Devo andare a casa ancora in bici. Io in macchina. Mi viene male cose mangiarle, completamente bella. Vero? Saltellino, di savana. Guarda che bello. Uliveto. Cavolo, come fresca. È malagusto. E l'ho sbranato. È quasi un peccato uno solo. No, era giusto, lui è più magro. L'appetito viene mangiando, dicono, vero? Io sarei un po' qua, prendiamo il sole, poi un altro pasticcino tra un po'. Chiamiamo il taxi, ci facciamo venire a prendere. La bellezza della bicicletta, vedi? Sole, uscire, anche poter visitare, muoversi, fare i bei giri. Ok, anche quello è bello, Importante è la vista. Sì. C'è il panorama. È una cosa che ci si gode in bicicletta, vedere i luoghi, i posti, spostandosi. Non è sempre il solito... Sì, sì. Magari quando lavori come loro non sempre riesci a farlo, però... Cioè, sul bello mio, quelle pochissime volte che esco, veramente fare quello che... Quando correvi non riuscivi a guardare quanto vai, quanti chilometri. Prendo e esco, poi faccio 20 chilometri, ne faccio 30. Quando corri, torni nei posti dopo le gare... No, ma questa cosa non l'ho mai vista. E si passa un po' a testa bassa, Vero. C'è un tempo per tutto, per menare e per godersi il lago. Già, io mi godo il lago adesso, guarda. Via. Ciao a tutti ragazzi, sono Ballerini Davide, vi aspetterò numerosi per le strade a tifarmi, ovviamente quando ci sarà la possibilità, ovviamente in sicurezza, e ci vedremo presto. Ciao a tutti. Slow motion o no? Ragazzi, almeno. Sembrava vera? Sembrava? Sì.
Chi ha vinto? Foto finish. Foto finish. Mica migliore. Mica migliore. Ragazzi, sembrava vera. Speriamo. Bene, dai. Ragazzi, siamo partiti. Allora, siamo arrivati in conclusione. O oh, io sulla salita comunque ho fatto fatica, eh. Io anche. Ecco, è l'unica che ride. No, guardate. Fatica anch'io, però l'ho messo un po' alla prova, su a menare su. Ne imprestarmi ogni tanto. Girettino. Velocizzazione. Allora, siamo partiti da Villa Olmo, Como. Siamo Cernobbio, quindi giusto? Cernobbio, sì. Località anche famosa per i congressi, per tante cose, le ville storiche, così. E comunque un punto bellissimo qui del lago di Como. Davide, allora, noi ti vediamo al Algarve, ti seguiamo in televisione. Algarve Tour de France. Tour de France, quindi facciamo ti farò tipo... divertire. Sei pronto? Pronto, sì. Vai, noi siamo sicuri, eh. Sì, sì, guarda, come diciamo sempre con Davide non sbagliamo, quindi dai, lo aspettiamo sui traguardi da qua a fine stagione. Bene, appuntamento allora sempre con By Show. Grazie a Davide Ballerini, il nostro ospite. Grazie a tutti voi. Grazie a Fisio, che ha pedalato con noi. E la prossima volta porto anche il gancio, perché almeno mi attacco dietro loro due. Sono troppo forte. E appuntamento sempre con By Show. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. I got a hangover, whoa, I've been drinking too much for sure. I got a hangover, whoa, I got an empty cup, pour me some more, so I can go until I blow up, and I can drink until I throw up, and I don't ever, ever want to grow up, I wanna keep Show TV. Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube. Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show.